Ma porca di una... Bella a tutti compagnia, con il vostro Kizzo che vi parla. Bentornati su Let's Play di Battlefield Company 2. Questo è l'episodio 8. Ci eravamo lasciati, infatti sto registrando subito dopo avervi salutato da quella montagnetta lì dove abbiamo fatto il primo checkpoint dei radar, una roba del genere. Stiamo andando adesso al secondo checkpoint, che mi sa tanto che è questa fortezza gigantesca, e mi sa tanto sarà bella tosta. Sto caricando appunto due episodi consecutivamente, perché questo sarebbe il continuo dell'episodio precedente, visto che credo che sia venuto troppo lungo. Non lo so perché ancora non l'ho editato adesso che sto registrando, ma la porta qua è chiusa. Avevo registrato 30 minuti, perciò mi sa tanto che l'episodio è uscito un po' più lungo del normale. Spero che comunque vi sia piaciuto quell'episodio lì, e adesso andiamo a fare i due checkpoint rimanenti. Ho sentito tante voci, troppe voci. Aiaiaiaia. È la madonna quanto mi hanno shottato. Ok, siamo riusciti ad andare avanti finalmente. E tanto lo so che mo dovete sbucare in 8. No? Ok, andiamo. Ah, grazie a Dio la cassa. Non mi piace questo posto. Troppo chiuso. Troppo chiuso. Eccoli, fermi, infatti. Fermi. Ci faremo colpire. No, basta però sti elicotteri. Basta sti elicotteri, uffa. Merda, da dove mi stanno colpendo? Io prima sparo a tutti da distanza. Poi vado a uccidere pure l'elicottero rompipalle. Ah, abbiamo finito, sì. Ho raccolto la terra tanto per sbloccarlo l'MG3R, che mi piace come mitragliatrice. Quanta gente ci sarà? Devo prendere assolutamente quelle munizioni. Dimmi che da quale prendo. E da quale prendo, sì. Testo. Aiaiaia. Segalo è una parola un po' brutta da dire, però. Dai, perché non scavalca sto muretto? Ok. No, RPG. Dove cazzo lo trovo? Ok, qua. L'ho preso. Oh mio Dio! Oh mio Dio, l'ho preso al primo tentativo! Mi sento soddisfatto! Io ovviamente spero che non muori Haggard. E così siamo rimasti solo io e il caporale. Adesso dobbiamo andare all'ultimo checkpoint, che mi sa tanto... Ah sì, è quel faro là in fondo, mi ricordo. Aia! Cecchino di me! Incominciamo già malissimo questa cittadina. Aia! Cecchino delle mie palle. Guardate che dove si camprano. Ancora? Ma scusate, c'è la voce di Sweetwater, ma con me c'è solamente il caporale? Ah, ah, t'ho visto. Ho una G-com, M-com, scusate. Me l'ha scritto uno della compagnia, è M-com. Io sono sempre stato convinto che si chiama G-com, perciò scusatemi se si chiamano M-com, G-com. T'ho visto. T'ho visto. C'è un'arma qua a terra. Ah, ragazzi, abbiamo trovato l'F2000. Bella come arma. Ehi. Non la vedo, però, non la vedo. Non lo vedo. Ah, eccoli là. Mamma mia, sono io un cecchino, queste cose. Porca puttana. Scusate, scusate. L'F2000 è buono dagli scontri ravvicinati, ma dalla distanza... vacilla un po'. Aia. Ma Sweetwater, dove cazzo stai parando che non ci sei?
Scusate, ragazzi, ma qua voglio il fuoco per tutta la discesa. Dov'è il cecchino? Te vai a fare un bagno. Mi sono messo la meno 95, almeno li posso cecchinare pure io molto più facilmente del normale. Oh, ne avessi schivato uno di sti paletti. Arrivederci. Lassù c'è la sala di comando. Cazzo, 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 cazzo. No, ma la macchina è scesa. È caduta la macchina, ragazzi. Cecchino, al riparo. Allora, Sweetwater, o smetti di parlare da posti sconosciuti, visto che qua non ci sei, ripeto. Cioè, ragazzi, sono sceso dalla macchina e la macchina è andata lì, fuori mappa, perché come cazzo ci torniamo poi indietro? Ok, datti una mossa, qui ci penso io. Almeno sapevo usare PowerPoint. Wow. Wow, 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 wow. No, 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 no. Io per voi non esisto. Permesso. Salto, motherfucker. Yo, motherfucker. Via. Arrivederci, vi lascio lì. Grande Marlow, ho finito. Ora dovresti vedere la nave sulla tua mappa tattica. Qui però bisogna tenere tutto in sintonia, quindi lascio a te la ricerca della nave. Ma senza fretta, Marlow. Quad, voglio il quad io. Mio subito. Ok, andiamo verso la nave che abbiamo scovato. Ma porca di una... Pensavo era una rampa quella, pensavo era una rampa, porca di una Eva. Ok, stavolta fermi. Dove devo passare? Scusate? Il mio quad. Che culo, me l'ha schivato, che culo, che culo. Via. Puoi dirlo forte. Oh no, sono arrivando... Nemici, 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 nemici. Non so cosa ho fatto. E così mi trovavo su una nave che credevano scomparsa, alla ricerca di qualcosa che doveva restare segreto. Avevo i miei motivi, come tutti. Tornare a casa. Poi trovai quella cosa. E tutto cambiò. L'operazione Aurora? Forse ne ho trovato un pezzo. Che cosa? Sergente, mi passi la radio. Ok, presto, vai. No, aspetta, collego anche i wire. Ok? Sì. Sapevamo che i giapponesi avevano la tecnologia a scalare fin dal 43. L'operazione Aurora era una missione suicida. Li avevamo mandati a morire. Tutti quanti. Wyatt. Faraday. Wyatt. Lo sapevano. Sì. Avevano perfino una stima delle vittime. Forse volevano un'idea della potenza dell'arma. Aspetta. Ok, prova questo codice.
Sierra Foxtrot 1079. È un pratista militare americano al nostro livello, non possiamo scoprire cos'è. Quantità? Difficile dirlo, ho solo questo. Prendilo e scappa, la zona è troppo pericolosa. Stiamo richiamando tutti gli agenti. Ricevo e confermo. Ragazzi, l'ottavo episodio del Let's Play di Battlefield Bad Company 2 finisce qua. Spero che vi sia piaciuto, in tal caso vi invito a lasciare un bel mi piace e un commento. Iscrivetevi al canale se non siete ancora e passate dalla pagina Facebook che trovate sotto in descrizione. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito. Come vedete la trama incomincia a infittirsi. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Bye, Bad Company Italy.